Il pronto soccorso dell'ospedale di Lucca è sotto pressione per i numerosi casi di influenza e Covid. Sono quasi 500 gli accessi registrati nei primi tre giorni del 2024, oltre 4.600 nel mese di dicembre. Il numero è più alto di oltre 200 unità rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Colpa, come detto, del virus influenzale che ha iniziato a diffondersi prima del solito in modo più aggressivo. Ma non solo, il personale è risicato all'osso, su una trentina di medici previsti in organico ce ne sono solo la metà e il risultato è che i tempi di attesa, soprattutto per le prestazioni non urgenti, finiscono per durare anche più di 8 ore. Il 27 dicembre è stato il giorno di maggior sovraffollamento durante le feste, 213 accessi. Un tour de force incredibile per il personale di turno se si pensa che, come ci viene spiegato dall'ASL, il pronto soccorso mantiene la sua piena efficienza fino a 150 accessi. Naturalmente solo una parte delle visite ha portato ad un ricovero, 627 nel mese di dicembre. Si tratta soprattutto di anziani affetti da bronchiti, ma ci sono anche bambini. Una situazione drammatica, riferisce il presidente dell'Ordine dei Medici Umberto Quiriconi. L'epidemia di bronchiolite tra i più piccoli ha coinciso con il periodo delle festività, caratterizzato dall'assenza di medici di famiglia a causa di ferie e prefestivi, con la guardia medica che a sua volta, per insufficienza di personale, non può sopperire a questa mancanza.